raccontate. Chiara tira a Maranello. Chiara tira a Maranello, diteli agli spettatori. Chiara tira a Maranello, se diventate sordi voi. Il solito sono io quello sordo. Chino, hai un po'? Vediamo che c'è qua dentro. Quando un giovane ingegnere diede vita proprio in questa città ad una vettura che portava il suo nome, Ferrari. Si era appena concluso lo strazio della guerra mondiale e in quei giorni difficili ma pieni di speranza, nel territorio di Maranello trovò piena ospitalità quell'azienda destinata a diventare un mito. Una scommessa, un'impresa accettata e portata avanti con coraggio e caparbietà. Una scommessa vinta, perché come Enzo Ferrari soleva dire, nelle mie macchine si trova qualcosa di diverso. In esse vivono il sangue ed il cervello dei miei uomini. Rosso come la potenza dell'istinto, rosso come la velocità di un pensiero proibito, rosso come un capolavoro che nasce mescolando meccanica ed emozione, rosso come una poesia che diventa auto, rosso come un'auto capace di diventare poesia, rosso, rosso Ferrari.
Ferrari amava la velocità e ciò che essa rappresenta, la libertà. E come in un amore a prima vista, i suoi uomini amarono ed amano quella libertà. Nuvolari, Ascari, Fangio, Lauda, Scheckter, Villeneuve, Hawthorn e tanti altri, i campioni del mondo che, inseguendo quella libertà, hanno portato il simbolo del cavallino rampante nelle vette più alte. E la leggenda continua fino ad oggi, dall'immenso Schumacher, un marchio indelebile nella storia dell'azienda di Maranello, agli ultimi successi di Raikkonen e Vettel, la Ferrari prosegue il suo giro, inseguendo quel sogno di libertà che da sempre vive nei suoi motori. Del mondo costruttori, 15 campionati del mondo piloti, 227 vittorie e un'incredibile storia fatta di emozioni, lacrime, gioia, brividi e pura passione rossa. Rossa come questa notte. Se lo puoi sognare, lo puoi fare.
di noi. Qui sta anche Maranello. Grazie a tutti, grazie. Grande lavoro, grande macchina.